Niente, oggi abbiamo preparato innanzitutto benissimo la partita, siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Ci troviamo infatti i primi 20 minuti, è stata una partita molto equilibrata, loro sapevamo che in casa è una squadra molto forte, anche a vedere i nomi che hanno in campo, penso non meritano questa situazione di classifica. E poi niente, siamo riusciti a sbloccarla e poi finalmente abbiamo gestito la partita come una grande squadra. Noi bisogna migliorare, è facile diciamo, non sbagliare le partite con l'Arezzo, con l'Alessandria, con il Livorno, anche se abbiamo perso, con il Siena. Noi bisogna essere concentrati, bisogna migliorare in questo, bisogna essere concentrati anche con le partite, anche contro il Pontedera, il Pistoiese, tutto rispetto a loro. In questo campionato quei punti fanno la differenza, le squadre che in questo momento si trovano meglio a bassa classifica. Rispetto alle scorse partite, li abbiamo visti entrare in campo subito, fin dai primi minuti più decisi e più convinti. Sì, perché sapevamo che poteva essere la partita decisiva, una partita importante, lo è stata, abbiamo dato una grande risposta come gruppo soprattutto, e niente, bisogna adesso da domani bisogna pensare al Como, perché è una squadra molto rognosa, molto forte anche direi. Abbiamo visto l'andata che ci hanno messo anche sotto per un po' di minuti. È una partita difficile, però bisogna pensare giorno per giorno e allenarsi come stiamo facendo. Poi, come domenica scorsa, la ruota non è girata, oggi tre occasioni abbiamo fatto due gol. Quindi bisogna stare solo tranquilli e aspettare il momento giusto. Grazie. Prego. Senti, la sconfitta dell'Alessandria mi ha dato una spinta in più perché... Sicuramente sì, però noi non bisogna fare sempre la gara sull'Alessandria, perché quando Alessandria magari intoppa e noi magari siamo un po' felici, pareggiamo anche noi, quindi bisogna fare la gara su noi stessi, perché se noi giochiamo come sappiamo giocare, vinciamo le partite. Se iniziamo a pensare agli altri che hanno fatto iniziare a fare i calcoli, è un momento, non bisogna fare i calcoli, ecco. Abbiamo pensato solo a noi e poi al 90esimo abbiamo visto che siamo meno 3, ci stiamo ancora giocando e che sarà un finale di campionato duro e speriamo bello.